Buongiorno, sono Davide Arlino, il responsabile del servizio post vendita della Salvi. Oggi faremo un video dove vi farò vedere come si sostituisce una corda in biocarbon. Potrebbe essere anche Silgat, perché la procedura è la stessa che utilizziamo sia per il biocarbon che per il Silgat. Le corde in Silgat e biocarbon sono delle corde che abbiamo studiato negli ultimi anni. Sono entrambi materiali sintetici con una buona sonorità, una sonorità che si avvicina molto a quella del budello. È un materiale molto refrattario all'umidità ed è anche molto elastico però. Innanzitutto dobbiamo capire come la vostra arpa è stata montata e quindi potete vedere nel contratto di acquisto o nel contratto di noleggio. Questa qua nello specifico è una tita, anche potrebbe essere montata sia in Silgat che in biocarbon. In questo caso è montata biocarbon. Quindi andiamo a sfilare la corda. Ne prendiamo una nuova, che è un do di terza ottava. E come potete vedere la corda è priva di arresto. Quindi la prima cosa da fare è il nodo alla corda. Allora, procediamo facendo un nodo normale. Così lo schiacciamo bene in questa maniera. Dovremmo mettere un pezzettino di corda. Io vi consiglio, quando dovete poi in futuro cambiare una corda di terza, quarta, ottava, di conservare la corda e di tagliare dei piccoli pezzi da 3-4 cm. Li conservate poi per quando dovrete cambiare le corde. Quindi prendete uno di questi pezzettini e lo mettete all'interno del nodo. In questa maniera. Dopodiché facciamo un altro nodo proprio sopra, così, e lo tiriamo. Questo è il nodo fatto. Poi prendiamo la corda e la infiliamo all'interno del foro armonico nella boccola. La tiriamo bene. Facciamo attenzione che il pezzettino di corda non esca. Prendiamo la corda, la facciamo passare nel foro della spina conica, così, e dove è possibile la facciamo passare due volte, come in questo caso è possibile, quindi la facciamo passare due volte così. A questo punto accordiamola. In questo momento è importante come viene fatta l'accordatura, perché bisogna fare in modo che la corda vada a pizzicare la corda stessa, facendo così. Quindi si sposta prima la corda tutta a destra, poi arrivate a questo punto, si sposta a sinistra e si fa in modo che la corda venga pizzicata. Una volta che è pizzicata, si tiene con il dito questa parte di corda, spingendola sulla destra, in modo che le spire si formino tutte a destra. Così, e si accorda. Queste corde, silgate come così anche il biocarbon, sono delle corde molto elastiche. Quindi cosa succede? Che bisogna cercare di accelerare l'assestamento e lo facciamo in questa maniera. Quindi andremo a tirare un po' la corda così lo facciamo due o tre volte, poi la riaccordiamo maniera. Essendo queste corde molto elastiche, è possibile che con il passare del tempo, dopo un po' di giorni che avete accordato la corda, che si formino troppe spire
sulla spina conica, e quindi bisogna cercare di ridurre il numero di spire. Quindi cosa facciamo allora? La srotoliamo tenendola sempre in tensione, in questa maniera qua. Questa che ha il doppio nodo dobbiamo andare a recuperarla in questa maniera, così, e la ritiriamo e la riaccordiamo come abbiamo visto prima. E vedete che già ora ha raggiunto quasi l'assestamento definitivo. A questo punto potete